Ciao a tutti, mi è stato chiesto da una ragazza su Facebook come ritagliare un'immagine lasciando un bordo di circa mezzo centimetro. Io avevo già fatto un altro video, ma rifaccio con il programma nuovo. Quindi dobbiamo andare a togliere lo sfondo bianco da questa immagine che ho preso dal web. Quindi come facciamo? Andiamo sulla finestra traccia, seleziono area della traccia, tracciamo e dobbiamo andare, come sapete, a lavorare sulla soglia. Mettiamo riempimento e facciamo soglia e ci portiamo fino a che non vediamo tutto il disegno coperto di giallo. Come sapete, questo è quello che rimarrà a noi e questo è quello che andrà via. Quindi facciamo traccia e scollega. Ora, se andiamo a vedere, vedete, lo sfondo è rimasto. Ora non dobbiamo fare altro che mettere un offset, quindi andiamo nella finestra offset, che è questa, selezioniamo l'immagine, mettiamo un offset esterno, questo, e da questa opzione qua dobbiamo mettere quanto vogliamo largo il bordo, quindi questo è 2, possiamo fare anche 2,50, vedete? E quando andremo a tagliare, faccio inserire, ora andiamo a vedere su invia, selezioniamo l'immagine e facciamo ritaglia angolo. E vedete? Ritaglia solo l'angolo che vediamo in rosso con un centimetro o mezzo centimetro a seconda di quanto abbiamo messo il valore dell'offset e ritaglierà il fuori. Quindi vedete, è molto facile anche con quella ragazza che me l'ha chiesto, è facilissimo. Spero di essere stata di aiuto. Mettete mi piace se appunto vi piace questa piccola guida e ciao al prossimo video.